perché all'inizio degli anni dopo il 48, quando l'Italia era più tanto un saluto all'autorità presente, al presidente, il nostro, che ci ha voluto onorare alla presenza, il proprio prefetto, cioè ci sono autorità militari e civili, ma più che altro io mi rivolgo agli eredi della Alessandrelli, mi sembra, minatore, e anche a Dionigi, che è qui il figlio. Mi sto commuovendo perché anch'io sono un figlio del minatore di Marcinelli. Mio padre nel 48-49 lavorò 2 anni a Marcinelli e poteva far quella fine. Ecco perché mi sento morto. Ma perché i maestri del lavoro hanno voluto essere venuti venire qua per onorare questi caduti? È evidente che ci sono 2 motivi principali che noi ci ricordiamo ogni volta. Quest'anno, gli anni scorsi, siamo andati nelle scuole, abbiamo parlato con migliaia di ragazzi, portiamo le necessità del lavoro, parliamo delle migrazioni, della migrazione, parliamo della sicurezza del lavoro. È un argomento che ci tocca da vicino, ma è importante, non è, qui siamo per onorare i caduti, ma noi mi rivolgo a quegli ultimi laggiù, ma che dovrebbero essere qui davanti, a quei giovani che non devono dimenticare. Siamo qui per non dimenticare. Il dopoguerra straziato, l'Italia è una nazione distrutta, città distrutte. I partigiani avevano difeso le fabbriche al nord, ma erano inoperose. Disoccupazione dilagante, dovevamo andare via dall'Italia, ma non solo in Belgio, in Argentina, in Uruguay, migliaia, migliaia di italiani sono emigranti. Ed oggi dobbiamo ricordare che le sofferenze patite non sono soltanto le sofferenze nostre di 50 anni fa. Quanti sono coloro che lasciano oggi la loro terra cercando un mondo migliore dove poter lavorare, dove far crescere i figli? L'unica differenza è una sola, che questo Mediterraneo è diventato la tomba di migliaia di persone. E allora l'immigrazione era allora quando gli italiani andavano via con le valigie di cartone collegate con lo spago. Ed oggi troviamo marea di gente che dall'Asia, dall'Africa salgono. Ecco, dobbiamo avere lo stesso coraggio, la stessa accoglienza anche per loro. Altro argomento, la sicurezza del lavoro. Sicurezza del lavoro. Quelle disgrazie dovrebbero essere un monito, dovrebbero farci ricordare che il lavoro deve essere insieme alla garanzia che il lavoro sia sicuro. Ma è così? Qualche giorno fa a Ilva è morto qualcuno, ma era uno dei tanti deceduti all'Ilva di Taranto. L'Eternit, l'amianto, ancora stanno morendo. E ricordiamoci che le miniere, fino al dopoguerra, c'erano ragazzini di 5-6 anni che andavano nelle maniere per verificare nei cunicoli dove non potevano arrivare i grandi, ci andavano i ragazzini di 5-6 anni. Quanti ne sono morti? Ecco, questo incontro è per non dimenticare. Io mi rivolgo ai ragazzi. Qui siamo per non dimenticare.